il canto del cigno di quest'anno del titolo portato da Codemaster, che lascia ancora un po' di pepe, diciamo, nella storia del 2021-2022. Buonasera a tutti quanti. Andremo ad assistere all'ultimo round delle FIT Finals 2022 by Piramidea Gaming. Un caldo saluto da Andrea Longagnani. Io ormai siamo sempre qui al giovedì sera. Al mio fianco questa sera, come direttore di gara, ci sarà il buon Andrea Badolato, che sta... Cosa Eccoci, fa? Si stira eccoci. la mano. Ci siamo. Ci siamo, siamo Anzi, non pronti. ci siamo, purtroppo c'è un problema con Giovi, quindi ti lascio di nuovo la linea per entrare un attimo in lobby. Ah, vada pure, vada a sistemare. Invece, dalle sapienti mani del buon Alessandro Pietracatella in arte bendi, la regia di questo ultimo appuntamento, un po' come l'ultimo giorno di scuola, però diciamo che qua l'interrogazione ce la siamo beccati un po' tutti, buon Bendy, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, come arriviamo a questo ultimo appuntamento? Arriviamo con un Matthew che lo scorso lunedì nel round numero 3 di queste FIT Finals ha fatto incetta di punti, giro veloce, qualifica e vittoria sul circuito di Spa-Francorchamps con qualifiche ovviamente Q1, Q2, Q3. E anche la gara, la vittoria davanti al suo rivale di una stagione, ovvero J Sport, che va a prendersi il secondo gradino, diciamo, del podio. Terza posizione per un Alessio Fiorino, scusate, per Fabio El Sorneim, che quindi mette un po' i puntini sulle i, fa capire che tutto sommato questi 50 euro di montepremi per il terzo posto li vuole anche lui. E poi Alessio Fiorino in quarta posizione, una quinta posizione per Dani, sesta posizione per Marco Ganu, settimo Giovi, ottavo Sdem, nono Lele Salva, decimo a concludere la top 10 il buon River Marathon. Purtroppo Flaminio, dopo non aver partecipato giovedì scorso al secondo round, è arrivato dodicesimo conquistando solamente 4 punti. La classifica si fa molto, molto, come posso dire, molto frizzante, perché vediamo 4 punti di differenza solamente tra Jakub Rokita, che comanda questo mini tour delle FIT Finals, a 74 punti, mentre a 70 c'è il buon Matteo, quindi saranno loro a giocarsi il montepremi più alto, il montepremi da 100 euro messo a disposizione da Piramidea Gaming. Invece la bagarre per l'ultimo posto per prendersi 50 euro di buono, ci sono tre piloti, verosimilmente, anche se la matematica ne dà anche di più. Tre piloti nel giro di 3 punti, ovvero Alessio Fiorino in terza posizione, quarta posizione per Fabio El Sorneim e quinta posizione per Dani. Quindi tutto sommato la Master League si è presa attualmente i primi 2 posti, ma dietro, diciamo, per il terzo posto c'è sì ancora un pilota Master League, Alessio Fiorino, però c'è anche Fabio El Sorneim, quindi la Pro League anche lei ha il suo rappresentante, e Daniele Play, del rappresentante della Sport League. Peccato non ci sia stato magari qualche ragazzo della Prime, però tutto sommato si sono comportati abbastanza bene i ragazzi del campionato cadetto al 50%. Le vetture sono partite, la griglia, la vedete, è tutto sommato... Oddio, sì, la griglia invertita dalla gara precedente. Quindi troviamo Gallias e il River Marathon in prima e seconda posizione. La gara ovviamente sarà al 100%, non ci saranno qualifiche. In prima posizione abbiamo Gallias, seconda posizione per River Marathon, poi terzo Lele Salva, quarto Sdem,
quinto Daniele Play, sesto Alessio Fiorino, settimo Fabio Surname, ottavo J Sport, nono Matthew e poi dietro diciamo Kaisermat, il buon Kaisermat militante in Sport League quest'anno. Leutz allora, e il Tia Prince in undicesima e dodicesima, sì. Chi potrebbe attrezzare? Noi, Andrea, stiamo ricreando la stanza giusto 5 minuti e siamo pronti perché Giovi non riusciva ad entrare, ora è entrato. Un disastro questa sera con le... con non le è la prima volta. Diciamo che in prima l'ho definito il canto del cigno di questo Formula 1 2021. Diciamo che non si fa attendere anche questa. E intanto andiamo un po' dalla chat. Il buon Raggio 98, ciao, posso partecipare al vostro campionato? Guarda, basta che fai punto esclamativo iscrizione e troverai passo passo la situazione per poter partecipare ai nostri campionati, perché io vi voglio ricordare, non finiamo qui quest'anno, perché ci sarà il campionato di GT7, ci sarà ancora il campionato su Project Car 2 con le BMW M3, e poi ancora Rocket League, non è organizzato da noi, però tutto sommato vedremo se riusciremo a fare una squadra per quel torneo. Abbiamo però il buon Badolato, che adesso non c'è perché ovviamente deve fare la stanza, poi magari glielo richiederemo magari a fine live per darci un po' gli appuntamenti. C'è forse il ritorno mitico della Summer League, anche perché Formula 1 2022, F1 22, perché quest'anno non ci sarà diciamo tutta la scritta, ma dell'anno diciamo ci sarà solo scritto F1 22. Il primo forse gioco con EA quasi al 100% del potenziale, ci saranno le sprint race, quindi un altro format in più, chi sarà? Chissà se magari lo utilizzeremo anche noi, rimanete sintonizzati sui canali social di Formula Italian Team. È anche vero che vedremo quando uscirà questo gioco, perché la data d'uscita ufficiale è il 1 luglio, ma col preordine si accede 3 giorni prima, quindi al 28 giugno saremo abbastanza caldi per poter iniziare una Summer League che manca da parecchio, ecco. Quindi ci sarà veramente da divertirsi. E facciamo un piccolo break, caro Alessandro, dato che stiamo per andare, diciamo, a ricreare la stanza. Poi magari ritorniamo un pochettino prima per riscaldare un po' gli animi. Intanto, mini spot, a tra poco. Thank you.
Ed eccoci qua sul circuito di Spa-Francorchamps. I piloti stanno prendendo la loro posizione sulla griglia di partenza. Un ultimo round, diciamo, l'abbiamo chiamato il canto del cigno delle corse ufficiali, se vogliamo chiamarle così, di Formula Italian Team su Formula 1 2021. Una griglia che vede la prima fila composta da due piloti della Prime. Vedremo come si organizzeranno magari per diciamo arginare i piloti che si stanno giocando il montepremi di alla fine 200 euro sono di montepremi per i primi tre classificati, 100 euro andranno al primo, 50 al secondo e al terzo. Come detto prima, ci sono diversi piloti, tre piloti che si stanno giocando il terzo gradino del podio, ovvero il buon Alessio Fiorino e Fabio Sorreime, che sono a 35 punti. Invece il buon Daniele Play è a 32, quindi tutto sommato sono tre i punti che differenziano questi tre piloti per diciamo andare a giocarsi qualche soldino, qualche buono messo in palio da Piramidia Gaming. Sta partendo in questo momento il giro di formazione. Ricordo, per chi si fosse collegato solamente adesso, la gara sarà senza qualifiche, con la griglia invertita dei primi 10 con Gallians 12, primi 12. I primi 12? Yes. È arrivato primo Lewis la settimana scorsa? No, manca Luca. In realtà doveva essere Luca, solo che manca, quindi c'è Guardians, che è arrivato undicesimo. Ok, però sostanzialmente adesso in pratica è dei primi 10. Sì, sì, diciamo in pratica sì, però come regola 12, sì. Sì. Però le regole, si sa, sono teoriche, poi la pratica è differente, quello che vediamo. Quello che è certo è che la Prime sta monopolizzando la prima fila. È una cosa incredibile alle final. E ti posso dire anche un'altra cosa, che in stanza c'è un'atmosfera abbastanza tesa, perché comunque i piloti Prime vogliono fare una bella gara. Sono centrati, si metteranno a muro, come mi ricordo nelle finals del 2019, erano nelle prime quattro posizioni in Bahrain, praticamente per buona metà del Gran Premio non è riuscito a passare nessuno, poi pian piano si sono un pochettino sbriciolati. La gara sarà al 100%, quindi 44 giri nel circuito delle Ardenne in Belgio, con Gallians quindi in prima posizione, seconda posizione il buon River Marathon, terzo Lele Salva, quarto Sdem, quinto Giovi, sesto Daniele Play, che parte un pochettino avvantaggiato nei confronti dei diretti rivali, ovvero Alessio Fiorino, che gli parte in settima posizione, ottava posizione per Fabio Sorname, nono J-Sport, decimo Matthew, undicesimo Kaisermat, dodicesimo Leutz, tredicesimo il Tia Prince, quattordicesimo Kiko Driver. I piloti su gomma soft sono Gallians, River Marathon, Giovi, Kaiser Matleutz e il Tia Prince, mentre i piloti su gomma media sono i restanti, ovvero Lele Salva, Sdem, Daniele Play, Alessio Fiorino, Fabio Sorname, J-Sport, Matthew e Kiko Driver. Quindi Kiko Driver, che partirà in quattordicesima posizione, andrà su gomma media. Il cielo è grigio in quel di Spa, quindi vedremo se dopo due gare, diciamo, in cui abbiamo visto la pioggia farla da padrone in Portogallo, vedremo se questa sera ci sarà il meteo tutto liscio, quindi tutto limpido barra nuvoloso. Lo vedremo, intanto che Gallians va a percorrere l'ultima curva di questo ultimo nostalgico giro di formazione dell'anno, con il numero 34 che va a prendere la prima casella. Attenzione, perché la partenza potrebbe essere già un momento cruciale, la sursa è stretta, è abbastanza vicina, però attenzione, perché è una delle curve che ha regalato molti molti colpi di scena quest'anno nei vari campionati ufficiali.
pronti quasi tutti sulla griglia di partenza. Andiamo a vedere quando partiranno i semafori, quando si accenderanno. Attenzione, tutti pronti, prima luce, seconda, terza, quarta, quinta, sui motori e via col Gran Premio di Spa. Buono lo spunto subito di Gallians, un po' meno di River Marathon, che viene attaccato all'esterno da Stem, all'interno da Lele Salva, e va a prendersi la seconda posizione il pilota Haas. Attenzione, perché mi è sembrato esserci un po' di parapiglia là dietro, però buono. Buono subito Lele Salva, che va a prendersi questa seconda posizione. Attenzione, perché il Tia Prince si sta un pochettino bettegando con Matthew, ma là davanti Daniele Prey è già quarto. Attenzione, perché Daniele Prey sono in quattro che vanno sul rettilineo del Carmel con un Alpine, l'Alpine di Snem, che cerca di in tutti i modi di passare qualcuno. Un grandissimo Daniele Prey che tira una gran staccata alla chicane di Lecombe. Attenzione a River Tsunami, che si sa è un osso duro, ma riesce a passare all'esterno con tutti diciamo gli scambi di traiettoria del caso, e passa anche Giovi all'esterno su River Marathon. E quindi subito River che perde un po' di lotta con Stem, tra l'altro entrambi con le medie, attenzione, perché Daniele Play ha sì gomma media, mentre là davanti invece il caro Gallians è su gomma soft, e anche Giovi. Quindi attenzione, occhio, a Giovi, occhio, perché abbiamo visto nei campionati, vediamo Stem tenta di sorpassare addirittura qua la Fagne e poi via verso Stavelot. Rettilineo che non è un rettilineo, che porta a Blanchimont e poi bus stop là in fondo. Attenzione, perché sono tutti vicini, c'è anche Fabio Surname che è partito abbastanza bene. Stem va all'interno della bus stop di River Marathon, staccata prepotente da parte del pilota dell'Alpine, che va a prendersi la quinta posizione. E quindi buonissimo il primo giro di Gallians, che chiude in prima posizione. È vero anche che a tre decimi, quindi li ha attaccato a subito Lele Salva, che vorrà cercare occhio subito la davanti, attenzione, la perché anche sì. Giovi su Daniele Play è molto vicino, il pilota della Alfa Tauri si fa tutto sulla sinistra in uscita del Puon, e quindi attenzione del Puon, sì, ciao Andrea, ciao dello Rouge, dello Rouge Radion. Attenzione, Fabio Surname, non te lo dimenticare. Fabio Surname e J Sport passano River Marathon alla staccata di Lecombe e si portano in sesta e settima posizione. Un disastro i primi due giri del pilota della Prime River. Attenzione, perché Matthew in questo momento è diciamo in nona posizione dietro a River. Sì, e tra l'altro Lele Salvo non è riuscito a superare Gallians, nonostante fosse quasi incollato lo luce. Quindi vediamo un po', perché dovesse passare Gallians, comunque un piccolo margine in attesa che quelli giocano da davanti come Fabio, G-Sport e Matthew chiaramente si, come dire, riescono a farsi un po' di spazio. Occhio, gran sorpasso alla Fagne del Tia Prince su Alessio Fiorino, sì che ha gomma soft, ma attenzione, perché Alessio Fiorino ha perso parecchie posizioni. In questo momento Daniele Play sarebbe davanti a tutti in terza posizione, a tre punti da recuperare su Alessio Fiorino e Fabio Surname. Fabio Surname in questo momento è sesto e ha la zona di RS in questo momento da Stem. Attenzione a Matthew che passa ancora, un grandissimo sorpasso, una grandissima staccata per Matthew, che va a prendersi l'ottava posizione a nove decimi da J Sport. Quindi occhio a Lele Salva, che è incollato. È incollato Lele Salva, ma è incollato anche Giovi. Attenzione, perché è uscito fortissimo il pilota dell'Alfa Tauri. Si fa tutto sulla sinistra il buon Lele Salva, ma attenzione, perché la scia che va ad offrire il pilota della Ferrari è tutta a favore di Giovi, che tutto sommato decide di passare solamente Gallians. Si prende la terza posizione in questo momento. Prima e seconda, due piloti della Pro League, uno con gomma media. Lele Salva che esce molto molto sgondolando da quella curva. Attenzione, sì, Lele Salva gomma media, mentre Giovi e Gallians sono gomma sposta. Assolutamente, Giovi deve... tre secondi per Giovi! Tre secondi per Giovi dopo tre giri, e quindi c'è un grandissimo, grandissimo macigno per il pilota dell'Alfa Tauri.
in questo momento, che deve cercare di sbaragliare subito l'ele salva per far fruttare questa gomma soft. Vediamo se l'ele salva, direi che non ne sarà non gli renderà molto la vita facile. Attenzione, perché Daniele Play intanto è arrivato nei confronti di Gallians, e quindi è a mezzo secondo in questo momento dal suo virtuale compagno di squadra, ovviamente in terza posizione, ma dietro si porta un bel trenino che va fino a Matthew, in questo momento in ottava posizione. Attenzione, perché là davanti intanto Giovi tenta forse di sorpassare alla Source il pilota della Haas. Vediamo se invece tenterà una mossa strategica, ovvero aspettare la zona DRS del Kermel, che è molto più lunga. Esce benissimo qua dalla Source, un po' sgondolando le salva, infatti perde qualcosina in trazione. Gallians tutto sommato buono, perché è riuscito a tenere il DRS di Giovi, e quindi riuscirà sicuramente a difendersi un pochettino di più nei confronti di Daniele Play. Attenzione, okay. Giovi si fa tutto sulla sinistra, va a prendere la posizione ancora prima della staccata di Lecombe. Attenzione invece dietro, perché Gallians si vede tallonato da un grandissimo Daniele Play che non riesce a passarlo. Il DRS, diciamo che su questa pista fa parecchio. Intanto Kaiser manda i box. Sì, nei box. Non so se è successo qualcosa, perché l'ho visto in ultima posizione. Probabilmente un danno all'ala per il pilota della Haas, che è andato ai box a montare gomma media. Attenzione, bandiera gialla e Sdem, attenzione al ritiro. Incredibile. È in uscita della Bruxelles, se non mi sbaglio. Sì. Mamma mia, ritiro per Sdem, attenzione, quindi vediamo, credo che le vetture stiano procedendo anche abbastanza velocemente, quindi non ci sarà safety o virtual safety car. Un disastro per Sdem purtroppo questa sera, che va a ritirarsi al quarto giro di 44 previsti. Tanto là davanti Giovi sta tirando un pochettino per cercare di staccare le salva, che lo vede un po' come un... come si dice in gergo in inglese, come il rabbit, lo sta inseguendo per tentare anche di staccare là dietro Gallians, che ha un secondo in tre in questo momento, e però viene tallonato tantissimo in questo momento da Poi deve cercare di guadagnare il più possibile. Bisogna capire qual è il, diciamo, fino a quanti giri potrà continuare a guadagnare, perché comunque ci sono 7 decimi, c'è gomme soft. Sicuramente fino al sedicesimo andrà avanti. Attenzione, perché avverrà uno switch in quel di Maranello, con Daniele Play che va a prendere la terza posizione. Fabio Sorname però passa subito Gallians, che perde due posizioni al Kermel. Pazzesco quello che ha fatto Fabio Sorname, era anche abbastanza lontano, ha tentato una staccata, è stato bravissimo. Ma attenzione, perché dietro inizia con una grande staccata il duello che vale la prima posizione tra Matthew e G-Sport. Mamma mia, un sorpasso di forza quello fatto da Matthew su G-Sport. Vediamo se vorrà subito rispondere il pilota della Aston Martin. Certo è che iniziare un duello vorrebbe dire un pochettino far scappare gli altri. In questo momento Daniele Play un secondo e nove di stacco da Lele Salva, che ha il DRS di Giovi, quindi in questo momento Lele Salva un pochettino più favorito nei confronti dei due piloti che gli stanno arrivando dietro, ovvero Daniele Play e Fabio il Surname, tutti col DRS fino ad Alessio Fiorino. E quindi attenzione, perché la gara si sta facendo veramente veramente molto molto piccante, con Giovi che non riesce a togliere dalla zona di RS le salva. Ci prova adesso, attenzione, Matthew all'esterno della bus stop su Gallians. Un gran sorpasso, un altro sorpasso di forza, e in questo momento obbliga un pochettino J-Sport a tentare di passare subito Gallians, che sta andando un pochettino in crisi di gomme. Quindi attenzione, perché è uscito malissimo J-Sport, è uscito molto molto bene invece il Tia Prince, che gli è subito dietro. Là davanti intanto Fabio Sorname sta tentando in tutti i modi, vedremo se andrà davanti nei confronti di Daniele Play, che si fa tutto sulla destra, sulla sinistra, e invece passa in questo momento Fabio Sorname. È uscito invece fortissima fionda dal Rouge.
la Aston Martin di G-Sport che va a passare i Gallians e in questo momento si trova in settima posizione. Vediamo se Daniele Play in questo momento si farà trainare da Fabio Surname, che sicuramente aveva fatto una delle migliori gare qui in, in Belgio, poi vinta però da Marco Gano con un duello rusticano negli ultimi due giri. Erano arrivati appaiati al traguardo e infatti Fabio Surname sembra averne un pochettino di più nei confronti di Daniele Play. È già a 7 decimi in questo momento il pilota della Sport League. Stanno beneficiando del fatto che là dietro Alessio Fiorino ancora in nona posizione e quindi sarà una lotta a due in questo momento. Se la gara procederà liscia, un secondo e sei il distacco tra Fabio e Lele Salva, che è fuori dalla zona DRS di Giovi, quindi Giovi può iniziare a spingere diciamo in una relativa tranquillità in questo momento. Là dietro invece devono cercare in tutti i modi di andare a prendere la coda di Lele Salva. Attenzione al Tia Prince che va a passare Gallians anche lui in, alla staccata dalla bus stop. Si porta in settima posizione, un secondo e quattro in questo momento da J-Sport. Con J-Sport sesto, Matthew vicinissimo, vicinissimo a Daniele Play. Vediamo se vorrà attendere oppure mettere un altro avversario tra lui e J-Sport. Salgono su per Le Rouge e poi via verso il Carmel. È vero che è molto vicino Matthew, ma Daniele Play ha il DRS, mentre non ha il DRS Fabio Surname per tre decimi, perché sta andando veramente forte. Comunque Fabio Surname ha recuperato ben mezzo secondo. Intanto Gallians si fa sentire anche parecchio nei confronti del Tia Prince. Gli riprende la posizione, va in ottava. Attenzione, bandiera gialla nel T1. Leutz si è girato alle comb, nessun danno per il pilota dell'Alfa Romeo, però un bello spavento magari per Giovi là davanti. Il Tia Prince intanto 3 secondi, quindi arrivano i secondi, la seconda penalità della gara con il Tia Prince attaccatissimo. Il Tia Prince è uscito fortissimo dal Puan. Attenzione, arriva la Rasa Lafagne, va a passare. Diciamo che non è il punto più indicato per effettuare un sorpasso. C'è stato un piccolo contatto, speriamo che non sia partita l'ala anteriore del Tia Prince, che in questo momento si vede attaccato da Alessio Fiorino, che ha tutta la voglia di andare a riprendere. Io mi sembra in difficoltà, forse un danno al 6% per la sua Alfa Romeo, per la sua... attenzione intanto là davanti con Matthew che passa alla bus stop di nuovo Daniele Play e si porta in quarta posizione. Quindi attenzione a Matthew che continua a fare un gran ritmo, che là davanti i Giovi non riesce più a guadagnare nei confronti di Lele Salva. Attenzione perché ha il DRS anche Fabio Surname e quindi su Lele Salva, e quindi sarà un pochettino più difficile forse il sorpasso di Matthew nei confronti di Lele Salva. Vediamo però Daniele Play, forse non vorrà rendergli pan per focaccia. Intanto Alessio Fiorino passa Gallians all'uscita del Carmel e dello Rouge, e anche il Tia Prince in staccata su Gallians che risponde ancora, lo porta un pochettino largo con l'incrocio di traiettorie, però il Tia Prince riesce a prendersi l'ottava posizione. Un gran duello tra due motorizzati Ferrari, veramente molto molto bravi. Un pochettino forse Gallians di astuzia gli ha chiuso la porta, ma è riuscito a passare il Tia Prince e quindi va a prendersi l'ottava posizione con un Alessio Fiorino che su gomma media dovrà tentare di recuperare in questo momento 3 secondi e 6. Forse starà Leutz intanto 3 secondi. Dicevo, Alessio Fiorino forse starà pregando che là davanti inizino un pochettino a menarsele di santa ragione. Ma la gara in realtà ancora deve iniziare, diciamo così, perché si sta creando questo gruppetto a breve con Giovi che sì è primo, però c'è gomme soft e quindi chiaramente dovrà fermarsi. E poi c'è un trenino che si prospetta interessante da Lele con Fabio, Matthew, Daniele Play e J-Sport. Assolutamente, perché sappiamo che poi col DRS se sono tutti a trenino è difficile tentare il sorpasso, a meno che non ne hai tanto di più in uscita da Le Rouge oppure alla bus stop puoi tentare un sorpasso. Quindi ne abbiamo visti parecchi da parte di Matthew tentare il sorpasso lì.
È anche vero che J-Sport là dietro è in sesta posizione, deve trovare, se vuole mettere un po' anche a Fabio, anche a Matthew, mi sembra bello aggressivo. È uscito fortissimo Matthew, e quindi attenzione, si porta subito nel codone della Williams di Fabio Solheim, che a sua volta tenta di passare nelle salva. Attenzione, vediamo come usciranno. Quindi passa Fabio Solheim, passa Matthew, perde due posizioni nelle salva, e là dietro era uscito malissimo Daniele Play, ma è riuscito tutto sommato a difendersi su J-Sport, che in questo momento vede sia nelle salva che Daniele Play in mezzo tra lui e Matthew. Quindi si fa veramente molto complicato per J-Sport in questo momento la sua risalita, con un Matthew che mi sembra anche un pochettino mi sembra tra l'altro ricordiamo che in questa gara conterà anche il punto bonus per il giro veloce, chiaramente, che sarà valutato dalla direzione gara, e che magari questo punto sarà come dire fondamentale per vincere le finals oppure per arrivare terzo, perché tra prima e seconda posizione ci sono 5 punti, quindi tutto sommato se Matthew arriva primo col giro veloce prenderebbe 6 punti e andrebbe avanti 2 punti a J-Sport se arrivasse secondo lui. E poi consideriamo anche la lotta per il terzo posto con Fiorino e Fabio, che sono a pari punti, e anche Daniele Play, perché ha 32 punti, anche Daniele Play, sommato sono 3 punti di differenza. Vediamo in questo momento cosa potrà succedere in fondo al Kermel, con un secondo e 9 da recuperare per Fabio Solheim, mentre Matthew in questo momento è a 4 decimi da un Fabio Solheim che non ha il DRS del pilota davanti, quindi è preda facile per Matthew, che esce di nuovo esce fortissimo tutti i giri il gran Matthew. Si fa subito tutto sulla destra e passa in questo momento Matthew nei confronti di Fabio Solheim. È un sorpasso, mi verrebbe da dire, mondiale tra il campione del mondo della Master e il campione del mondo della Pro League, quindi tra loro due, diciamo, si intendono sul lasciare lo spazio all'avversario. E vediamo cosa potrà portare Matthew a questo enorme trenino dalla seconda posizione. Poi Fabio Solheim, Lele Salva, Daniele Play e J-Sport, questi 4-5 piloti attaccati nell'ala, nello scarico della vettura davanti. Un pochettino sottotono Alessio Fiorino, occhio, vediamo che è successo. Leuz di nuovo si è girato, Lele Salva 3 secondi, e questo è importante, 3 secondi per Lele Salva. Attenzione, si è girato di nuovo Leuz, è ritirato Leuz, attenzione, safety car che manna dal cielo per Giovi. Sì, e ora vediamo cosa faranno anche dietro, Giovi rientra, infatti io mi fermerei Giovi. Giovi rientra anche Matthew, rientrano tutti ai box, anche Alessio Fiorino, anche il Tia Prince, anche Gallians a questo punto. Attenzione, perché nel traffico si potrebbe perdere qualche posizione. Esce in questo momento Giovi. Fabio Solheim è rimasto intrappolato, attenzione, passa in questo momento per poco su Lele Salva, esce in terza posizione tutto sommato. Ha trovato l'America. Attenzione, Alessio Fiorino davanti a J-Sport, Alessio Fiorino, e va a prendersi la sesta posizione. Attenzione, perché potrebbe essere un duro colpo per J-Sport, che è rimasto bloccato nel traffico. Attenzione a quello che potrà succedere con Giovi su gomma media, mentre tutti gli altri sono su gomma soft, tranne il Tia Prince, Gallians, River Marathon, Kiko Driver, Kaisermat e il già citato Giovi. Sì, ora si ribaltano i ruoli, perché Giovi è con le medie, chiaramente Matthew, come dire, vede la preda, quindi proverà subito ad attaccare per cercare di imporre a questo punto il suo ritmo. Assolutamente, e vedremo anche, sarà importante capire
cosa vorrà fare J-Sport. Ecco, infatti. Che ha davanti... Perché questa safety car non è un buon... sia per il fatto che Matthew potrebbe passare in testa e dettare il suo ritmo, sia perché, come dicevi tu, ha perso una posizione settimo e davanti c'ha dei piloti che non è che sono facili da passare. Assolutamente, poi saranno tutti attaccati con la gomma soft. Diciamo che Giovi è un pochettino più penalizzato, però se lo beccano nel secondo settore può anche dettare l'uscita dal DRS e poi andarlo a riprendere con dei piloti là davanti come Fabio Surname, Matthew, che spremeranno fino all'osso la power unit in questo momento. Sarà difficile poi andarlo a riprendere questo DRS. Intanto salutiamo anche la chat con Nico Bari, che fa un po' di torsida per Kaisermat, anche il buon Raffaele Lelli per voi Rossi. Buonasera signor Raffaele Lelli. La safety car farà sicuramente un altro giro e vedremo come andranno a finire. Cioè, ha aggiunto tanto pathos questa safety car, causata purtroppo dal ritiro di Lewis. In 11 giri abbiamo già visto 2 ritirati e mi viene da ricordare la prima social che ci... o forse era già pre-season qui in sul circuito delle Ardenne. Partimmo in 15 e al traguardo lo tagliarono solamente in 4. Per Daniel Pond. È già lì. Si era capito che questi danni al fondo, diciamo che potevano giostrare. Buongiorno, era al mattino. Già, poi fortunatamente il cordolo che dettava questi danni al fondo si era capito qual era, ovvero il cordolo interno, il primo cordolo interno dello Rouge, che la buona Codemaster mise subito una bella pezza, ci mise su un bel tombino per non far poi rompere il fondo alle macchine. Ma da quando siamo partiti, ovvero a settembre, ad adesso di strada ne abbiamo fatta, ecco, di acqua sotto i ponti ne è sicuramente passata. E vogliamo ripercorrere un po' le situazioni con questi danni al fondo, perché c'era stata anche Cina con i cordoli pochettino così, diciamo, abbiamo corso il lunedì e il martedì con una versione dei cordoli in Cina che appena li toccavi sembravano saponette, e poi giovedì e venerdì la Gran Codemaster fece la sua bella pace per questo rafforzativo, la Gran Codemaster. Sì, la Gran Codemaster, perché giustamente fece la pace al mercoledì, e tutti i giochi, diciamo, in Pro League erano già fatti. Dà valore alle cose che fa la Codemaster. Assolutamente. Intanto la safety car rientrerà in questo giro, la direzione di gara ha deciso che la pista è sgombra da detriti e quant'altro, e quindi si potrà ripartire con le danze. Arriva la torsida anche per Gallians, che sogna un Gallians sul podio, il caro Tommy Peli che salutiamo. Tanto nessuno riscatta un bevete e io bevo, perché assolutamente. Ho già le corde vocali che gridano alla secessione. Abbiamo Giove sta cercando di scaldare le gomme, anche se la vedo veramente complicata per lui cercare di tenere dietro Matthew. Intanto assolutamente si riparte in questo momento con Giovi, che ha preso un po' di margine per evitare un attacco, invece un pochettino più piantato Fabio Surname, sì, che ha già preso 9-10. Matthew è incollato, occhio, perché tirar fuori dal secondo Fabio Surname potrebbe essere molto molto importante, e ce l'hanno fatta. Attenzione, perché è incollato in questo momento Matthew, che esce di nuovo fortissimo dal Eau Rouge. È vero, sì, c'è una differenza di mescola, ma l'abbiamo visto anche a mescole pari. E attenzione a Lele, perché Fabio Surname è forse un pochettino distratto al momento della ripartenza, perso margine da Matthew, e in questo momento sì, andrà a recuperare sicuramente Giovi,
che con una mescola di svantaggio poco può fare, però vediamo se Matthew andrà a prendere già un secondo nei confronti del pilota dell'Alfa Tauri, e quindi sarebbe nullo il DRS per il pilota della Williams in terza posizione. J-Sport, 3 secondi di penalità per J-Sport, e questi potrebbero essere cruciali. 1 secondo e 1 tra Giovi e Fabio Surname. Attenzione, perché Matthew sta andando veloce verso quella che potrebbe essere una gran vittoria. Porterebbe il conteggio 2-2 per le vittorie in queste Fit Finals, ma lui, quando gli è andata male, aveva preso un quinto posto, mentre in questo momento il buon J-Sport è settimo. Attenzione, perché Fabio Surname si fa vedere in questo momento e passa alla bus stop, quindi attenzione. Matthew 45-4, Matthew 45-4, giro veloce della gara. Un gran Matthew in questo momento. Per farti un riferimento, Giovi è chiuso a 1.48. Diciamo che la gomma soft in questi frangenti, soprattutto in questa pista, dava parecchio. Occhio, perché c'è Lele che sta attaccando Giovi. E le salva, e anche Alessio Fiorino passa su Daniele Play. Attenzione, perché Alessio Fiorino, dopo la sua debacle un pochettino alla partenza e aver guadagnato la posizione su J-Sport, in questo momento si piazza in top 5. Grandissima la rimonta di Alessio Fiorino, dettata sì anche un pochettino dalla fortuna, però in questo momento sta cercando in tutti i modi di andare a riprendere Fabio Surname là davanti. Ricordiamo che questi due piloti, Alessio Fiorino e Fabio Surname, sono a pari punti, si stanno giocando l'ultimo gradino del podio. 2 secondi e 3 intanto, 2 secondi e 4 Matthew nei confronti di Fabio Surname. È pazzesco il passo che sta avendo in questo momento Matthew. Occhio, perché là dietro intanto vedete quanto fa fatica Giovi a tenere il passo degli altri con gomma soft. 1 secondo e 2 ha già preso solamente nel T2 da Lele Salva, e quindi Alessio Fiorino sta cercando in tutti i modi di andarla a passare prima di Blanchimont. Arrivano adesso a Blanchimont, vediamo se ci sarà la staccata poderosa in zona bus stop di Alessio Fiorino con Daniele Play, che prima si fa all'interno poi all'esterno. Attenzione, Daniele Play, incrocio di traiettoria per il pilota della Ferrari, e fa un grandissimo sorpasso, forse un contatto tra Alessio Fiorino e Daniele Play, con un J-Sport spettatore dietro che diciamo che queste cose non gli andranno sicuramente a genio. Occhio, perché sono in tre con Daniele Play che cerca di filmare. Allora, vediamo un po'. Vediamo in questo momento con sicuramente Giovi che non avrà DRS, mentre gli altri dietro sì, e quindi Alessio Fiorino prende tutta la scia. Vediamo Giovi, si difende all'esterno, Giovi fa passare in questo momento Alessio Fiorino, vediamo chi arriverà. Ancora passa solo Alessio Fiorino, rimangono dietro Giovi e rimangono dietro Daniele Play e J-Sport. River Marathon intanto passa Gallians, là dietro lotta un pochettino per i piloti. Lotta in casa Prani. Sì, assolutamente. E intanto, e questo non farà sicuramente piacere a J-Sport, perché è ancora dietro a Giovi, che nel T2 è veramente molto molto lento, dettato anche dalle sue gomme medie. E quindi perderà forse anche la zona DRS di Alessio Fiorino, che ha ancora 2 secondi e 2 da recuperare. Per J-Sport è un problema, perché là davanti stanno veramente andando fortissimo, ma non soltanto Matthew, anche Fabio, perché Fabio ha girato 1.45.9, un decimo più veloce di Matthew, sta cercando di rimanere diciamo in scia, e sarà veramente difficile per Jacopo prendere. Allo stesso Lele Salva, 46.4, paga qualche decimo di ritardo, ma sta andando forte. Assolutamente, però vedo che si stanno iniziando a sgranare là davanti, quindi forse potrebbe andare in aiuto del buon J-Sport non avere tutti questi piloti diciamo senza DRS. Vediamo, sì, però deve iniziare a guadagnare qualche secondino, passare Daniele e guadagnare qualche secondino. Attenzione, perché Giovi è a mezzo secondo da Alessio Fiorino,
forse un piccolo errore per il pilota della McLaren. Vediamo se ci prova ora. Ma il DRS in questo momento, Giovi, attenzione, perché potrebbe essere complicato passarlo. E infatti va fortissimo sul dritto, Giovi, e rimangono ancora incollati tutti quanti. Questo potrebbe essere il turno. Anche perché Giovi sta iniziando a scaldare, tra virgolette, le gomme. Quindi teoricamente dovrebbe iniziare sempre più a migliorare la sua performance, a differenza di Fiorino. Quindi questo potrebbe essere veramente un problema per Jacopo, per G-Sport, perché deve passarlo, ma c'è due piloti che hanno entrambi il DRS. Assolutamente, attenzione, perché è uscito male forse Daniele Play dal Puon. Sì. È molto vicino agli Sport. È stato 3 secondi per il T, a fanno 6 per il pilota dell'Alfa Romeo. Occhio, perché è vicino, incollato G-Sport, forse sta studiando un altro punto dove passare. Attenzione, perché è vicinissimo Daniele Play. Si prende tutta la scia del pilota della Ferrari. Attenzione, perché potrebbe esserci una staccata da paddista per Jakub Rokita. Attenzione, arriva vicino, si fa vedere. Non c'è spazio per tentare un attacco. E di nuovo attenzione, perché Giovi ha di nuovo DRS. Attenzione, un secondo e due. Vediamo se riuscirà a prendere ancora la zona DRS. No, Alessio Fiorino in questo momento ha trazionato molto molto bene e quindi va verso il Kermel. Daniele Play dovrebbe essere più che una veramente più che normale. Attenzione, vicinissimo Daniele Play allo Rouge. Si fa tutto su. Ci prova. Oh, attenzione J-Sport, perché è uscito fortissimo dallo Rouge. Attenzione, perché può tentare un doppio sorpasso. J-Sport all'interno, attenzione, fa un grandissimo sorpasso. Mamma che grandissimo sorpasso di J-Sport. Mamma mia, ha preso la scia di Giovi, ha preso la scia di Daniele Play e ne passa due in una curva. Incredibile, G-Sport. È stato bravo anche Daniele a lasciare lo spazio per Jacopo, che sapeva che era un sorpasso importante. Oh, Daniele Play 3 secondi e quindi anche la storia per il terzo posto si infittisce per il pilota della Ferrari. Tanto là davanti Fabio gira sugli stessi tempi, non so se Matthew sta giocando al gatto col topo, però è sempre su 2 secondi e 3, 2 secondi e mezzo. Le salva altri 3 secondi e sono 6. Occhio, perché potrebbe essere anche fondamentale questa cosa qui, perché tutto sommato Alessio Fiorino un secondo e 6. Alessio Fiorino un secondo e 6 nei confronti di Le Salva, deve tentare il tutto per tutto per andare su Fabio Surname, e questo potrebbe aiutare un pochettino J-Sport. Attenzione, eccolo qua il pilota della Aston Martin che va verso, esce adesso dalla bus stop. Da anche un secondo e 3. Quanta trazione ha J-Sport in questo momento, dall'uscita della Source all'uscita della bus stop. Tanto Kaisermatt molto vicino a Gallians, attenzione, perché là dietro si respira aria di Prime barra Sport, aria da 50% là dietro. Di nuovo battaglia tra motorizzati Ferrari con Kaisermatt, che esce molto forte dalla Source. Si fa vedere nei confronti di Gallians, i due molto amici. Esce dallo Rouge, si fa tutto sulla sinistra. Aziona il DRS, passa ancora prima dalla staccata. Nona posizione per lui. Da dietro però sono un pochettino più sgranati, sì. Con il Tia Prince a 6 secondi in questo momento da Giovi, 6 secondi e 9 da recuperare per Kaisermatt. Poi Gallians River Marathon a 1 secondo e 2 da questo duello, e Chicco Driver a 3 e mezzo. Ma anche là davanti ora si stanno un po' sgranando, tutto sommato, però rimangono sempre a quei distacchi, perché Fabio Surname è ancora 2 secondi e mezzo, 2 secondi e 7 invece Lele Salva, che sta perdendo un po' di tempo nei confronti del suo ex compagno di squadra. Alessio Fiorino sta venendo su bene a 1 secondo e 2. J-Sport è già nella zona DRS, quasi nella zona DRS di Alessio Fiorino. Matthew va a completare il 18° giro.
Siamo quasi arrivati a metà gara. Una tutto sommato corta gara della 100%, 44 giri a Spa, però si chiude in 1.40, sì, quindi tutto quasi, sì. Ma intanto Fabio sta cercando sempre su quegli start, 2 secondi e 7, 2 secondi e 7, un ottimo passo gara, eh? Assolutamente, assolutamente, 2.6 in questo momento, 2.7 invece per le salva. Occhio a J-Sport, occhio a J-Sport, perché in zona DRS di Alessio Fiorino, e quindi potrebbe portare un attacco magari al prossimo giro e tentare di andare a riprendere almeno i due là davanti. Bentiu sicuramente li aggiorneranno passo passo quant'è il distacco da J-Sport, e vedremo se quando arriverà, se quando arriverà poi a competere con Fabio Surname inizierà un pochettino a dare gas. Lele Salva continua ad avere problemi nel secondo settore, 2 decimi persi in questo momento, in questo giro, da Fabio Surname. E però fa, Alessio Fiorino 1 secondo e 1 adesso, 1 secondo, attenzione, sono tutti nell'onta di 1 secondo. Anche Daniele Blay, tutto sommato, ha un gran passo, perché rimane nei confronti della concorrenza, 1 secondo e 1 da J-Sport. Giovi non sta perdendo tutto sommato tantissimo, perché ha 2 e mezzo con questa gomma media che pian piano inizierà sicuramente a prendere più ritmo. 20° giro inizia adesso. Oh, che traverso che ha fatto Daniele Play, che traverso che ha fatto Daniele Play in uscita dalla bus stop. Sta tirando in questa andata più. In questa fase di gara mi sembra uno dei piloti più in forma, mi sembra Fiorino, che non era partito benissimo. Ora mi sembra che ha preso un po' di ritmo, non ha neanche penalità, nel senso che non ha secondi a carico, quindi è in piena lotta per il podio insieme al J-Sport, chiaramente a parte i primi 2 metri. Io non riesce a portare l'attacco in questo momento Alessio Fiorino, è ancora un pochettino distante nei confronti di Lele Salva, ma sicuramente il prossimo giro potrebbe essere un pochettino più semplice con J-Sport. Anche lui a 8 decimi in questo momento nei confronti di Alessio Fiorino. Lele Salva, aia, altri 3 secondi per Lele Salva, fanno 9. È un disastro per Lele Salva, uno dei suoi talloni d'Achille, l'abbiamo visto sia nel 2020 che nel 2021. Troppe penalità per il pilota in questo momento in Vesti Haas. Largo anche qui, attenzione, largo anche qua Lele Salva, forse qualche problema per lui, gli si è fatto subito sotto Alessio Fiorino, attenzione perché potrebbe portare l'attacco addirittura qui in staccata della bus stop. Si fa vedere sia a sinistra che a destra per dare un pochettino di fastidio al pilota qua davanti. Vediamo, si piazza subito all'esterno, poi all'interno ancora Alessio Fiorino. Bus stop per lui, e poi prima zona DRS, se vogliamo anche ultima zona DRS, dato che va verso il rettilineo del traguardo. Ci fa vedere ancora la SURS, ma decide di non passare, mentre Daniele Play, dopo che hanno preso DRS, si è iniziato a staccare. 2 secondi per lui. Occhio, 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 perché sono in 3, potrebbe esserci il remake dell'attacco di prima di J-Sport. Attenzione perché si fa all'esterno J-Sport. È tutto interno, attenzione J-Sport. Va Alessio Fiorino con una staccata poderosa, forse contatto tra Alessio Fiorino. Occhio a Lele Salva, un disastro, attenzione, speriamo non ci siano danni per J-Sport all'ala anteriore. Un contatto tra Alessio Fiorino e J-Sport. C'è stato. E poi nel rientro forse c'è stato un contatto anche con Lele Salva. Attenzione perché potrebbe voler dire perdita di secondi importanti. Attenzione. Si sono trovati praticamente appaiati. Nessuno dei tre di fatto ha mollato
come dire, alzato il piede, comunque ha cercato di spingere fino in fondo. E Jay Sports, diciamo che è andato fuori pista rientrando, mi sembra che ci sia stato un ulteriore contatto. Attenzione, attenzione. E questo è il vantaggio, chiaramente i primi due, Matthew per il primo posto e Fabio per il terzo. Ma erano a 2 secondi e 9 le salva da Fabio Sonnei, ora sono a 5-3. Ora sono a 5-3. Non mi sembra, attenzione ancora a J-Sport, non mi sembra che abbiano dei danni, sai come va. Non sembra neanche a me, forse aiutati dai danni al completi. La simulazione sarebbe sicuramente partita la bandella. Ancora ci ritrova, occhio. È uscito bene dalla Source J-Sport, ma attenzione perché l'Ele Salva forse non ha digerito l'attacco di Alessio Ferino nel giro precedente. Esce fortissimo dallo Rouge l'Ele Salva col DRS azionato in questo momento. Attenzione, vediamo, passa in questo momento l'Ele Salva, vediamo se passa anche J-Sport all'esterno, tira una staccatona J-Sport e va a passare Alessio Ferino, si va a prendere la quarta posizione in questo momento. Ciò che divide lui da Matthew sono sì quasi 9 secondi, 3 secondi di penalità, ma anche l'Ele Salva e Fabio il surname. Vedremo cosa potrà fare il pilota della Aston Martin per cercare di andare a prendere il pilota della Mercedes. Sarà un'impresa ardua, forse un pochettino più facile andare a prendere Fabio il surname e tentare il giro veloce. 3 secondi per Fabio. E 3 secondi per Fabio Surname, attenzione quindi. Questa è una buona notizia anche per Alessio. Assolutamente, assolutamente, però attenzione, mancano 5 secondi e 5 in questo momento per questo triello tra l'Ele Salva, J-Sport e Alessio Fiorino per andare a riprendere Fabio Surname, che sembra avere un gran passo. È anche vero che Matthew in questo momento è arrivato a 3 secondi e 8. Un martello, sta continuando a martellare decimo su decimo, diventa frustrante anche per chi cerca di tenere il suo passo. Eccoli qui, arrivano di nuovo alla Source tutti e tre insieme. Nessuno attacca. E ora Fiorino molto vicino. Sta sfregando le mani. Assolutamente. Vediamo come finirà in fondo al Kermel con J-Sport, che in questo momento ne ha solamente uno da passare, ovvero l'Ele Salva. Esce di nuovo molto molto forte J-Sport subito dallo Rouge, si fa tutto sulla destra l'Ele Salva, ma passa all'esterno J-Sport, va a prendersi la terza posizione. Mi sembra che Fiorino con velocità di punta non era, cioè l'ho visto in difficoltà sia lo scorso giro che questo, nonostante il DRS. Assolutamente, vediamo un po' in questo momento cosa potrà fare J-Sport e magari rapportarlo al passo che ha Fabio Surname. È a 5-5 in questo momento da Fabio e vedremo se riuscirà subito a recuperare. Ha dato già un buono strappo nei confronti di Ele Salva, sono 6 decimi, sì, ancora zona DRS, però sembra averne un pochettino di più J-Sport nei confronti dei suoi diretti rivali. 5-6, sta girando anche fortissimo Fabio Surname perché continua ad andare veramente molto molto bene. Eravamo a 3 secondi e 8 il giro prima, questo giro l'ha girato totalmente in fotocopia con Matthew, che sembra averne un pochettino di più sul dritto in realtà Matthew, perché nel secondo settore Fabio Surname riesce a mitigare la perdita di secondi, e invece poi sul dritto Matthew è in trazione, fa la differenza parecchio anche. 7-8 decimi, attenzione perché potrebbe essere buono il gap che si è creato J-Sport per tentare una difesa in fondo al rettilineo del Kermel. Esce di nuovo abbastanza bene, non tanto questa volta J-Sport, ma sono ancora 7 i decimi che lo separano dall'Ele Salva, che si vede tallonato da un Alessio Fiorino che sta arrivando in questo momento, lo vediamo in onboard. Attenzione alla DRS abilitato anche sull'asse di Ele Salva, non riesce a passare in questo momento il pilota McLaren, si fa vicino all'Ele Salva ma non tanto per tentare un attacco nei confronti. Errore di Ele Salva che la stava per perdere, sì. Errore di Ele Salva che la stava per perdere.
Vediamo allora. Bisogna vedere ora se riuscirà di forza, dico a colmarlo, perché è complicato, ma ad avvicinarsi magari, non lo so, a questo punto forse è una safety car. Allora, in questo momento è a 5-3, ha recuperato 2 decimi in un giro il buon J-Sport nei confronti di Fabio Surname. Mancano 20 giri alla fine, è messo malissimo, se la grafica è giusta, a gomme il buon Daniele Play, 42% contro il 38% di Alessio Fiorino, e vedremo anche cosa vorranno fare in ottica strategia. Sicuramente potranno andare a montare un'altra soft nuova, però bisognerà vedere come arriveranno alla fine di questo stint. 7 decimi, 8 decimi, di nuovo è importante il gap creato in questo momento da J-Sport per cercare di rimanere ancora davanti al gruppetto. Esce però un pochettino male in questo momento, non riesce a uscire come usciva prima il buon J-Sport dalla source, e infatti si fanno subito vicini 7 decimi il distacco tra Lele Salva e J-Sport. 6, attenzione, vediamo se sarà abbastanza per tentare un attacco nei confronti del pilota Aston Martin. Si fa vedere in questo momento Lele Salva tutto sulla destra, una gran staccata però in difesa di J-Sport, non riesce a passare Lele Salva che, come ricordiamo, è perso da Fabio. Sì, per questa staccata hanno perso veramente tanto, 6 secondi e 4 nei confronti di Fabio Surname, che ha sì 3 secondi, a 3 secondi anche J-Sport in questo momento in terza posizione. Ci sarebbe Alessio Fiorino, Daniele Play intanto altri 3 secondi anche per lui, fanno 6. Attenzione, Alessio Fiorino è uscito benissimo dal Puon, stava tentando un attacco qua alla Fagna ma non c'è riuscito, quindi vediamo se tenterà. Lei è quasi fuori dal DNS, anzi ora è fuori. Ha fatto un errorino forse, perché non l'ho visto più pulito. Errore! Attenzione! Sono un veggente. Non ha rotto fortunatamente la sospensione, ha rotto solo l'ala, quindi bandiera gialla. Bandiera gialla in questo momento. Uno spauracchio. Era già visto in 2-3 occasioni che aveva rischiato di perderla. Sì, uno spauracchio per Matthew. Lì però sicuramente si saranno danneggiati i side pod. E in questo momento allora là davanti J-Sport a 6 secondi e 1 da recuperare nei confronti di Fabio Surname, con Lele Salva si ritira dalla sessione, probabilmente dovuto anche ai danni parecchio ingenti ai side pod. È molto difficile tentare di andare in fondo con in questi danni, diciamo, sia alle parti sottostanti alla vettura e anche alle bandelle laterali delle pance, quindi abbastanza comprensibile questo ritiro di Lele Salva. Sì, purtroppo è una gara che un po' riassume la sua stagione, tanto veloce quanto a volte impreciso, con piccoli grandi errori che veramente gli rovinano la gara. Assolutamente. 6 e 4 rimane ancora lì tutto sommato il distacco tra Fabio Surname e J-Sport. Alessio Fiorino sta tentando in tutti i modi di andare a riprendere la zona di RS di J-Sport per forse sicuramente giocarsi un bel podio. È vero che in questo momento sarebbe lui virtualmente in terza posizione per via dei 3 secondi di penalità di J-Sport, però ancora è lunga la gara, mancano 18 giri. Tra l'altro ti segnalo che gli unici piloti là davanti senza neanche un avviso sono Matthew e Alessio Fiorino, neanche un avviso. Matthew l'abbiamo sempre visto essere molto molto pulito anche diciamo negli avvisi del gioco. J-Sport un po' se lo aspettava questo tra virgolette strapotere di Matthew a Spa. Lo aveva detto proprio giovedì scorso, una pista che non lo aggrada, diciamo, J-Sport. Sì, questa pista dell'Ardenne, e quindi forse un pochettino se lo immaginava, magari non così tanto, ma un pochettino se lo immaginava. E c'è da dire anche che è stato parecchio sfortunato, perché dopo lo safety car lui è rientrato ai box,
e ha perso la posizione su Alessio Fiorino per il traffico, dato che sono rientrati tutti quanti i piloti davanti e dietro che aveva il buon J-Sport. Diciamo anche che ha fatto anche fatica nella prima parte di gara a liberarsi, tra virgolette, dei piloti, è rimasto ingarbugliato lì. Se vogliamo, c'è stato un episodio chiave, ovvero alla Bruxelles l'attacco di Matteo all'interno di J-Sport. Da lì J-Sport sembrava aver perso un pochettino di piglio anche psicologico e di lucidità nei confronti della gara, e ha provato in tutti i modi a restituirgli la mossa, non c'è riuscito, e in questo momento galleggia 6 secondi e 1 nei confronti di un gran Fabio Sommeim, che comunque continua a perdere incessantemente da un Matthew che l'abbiamo definito più volte martello. 5 secondi e 3 nei confronti del primo in classifica, che va in questo momento a terminare il 27esimo giro, 28esimo. Oh, Fabio Sommeim ai box, attenzione, Fabio Sommeim ai box, l'ultimo stint di Sov, assolutamente. Però vediamo a questo punto cosa vorranno fare gli altri, perché quasi sicuramente chi ha messo gomma media andrà fino in fondo, e Giovi ci può andare tranquillamente, e non so gli altri invece, Alessio Fiorino e J-Sport, cosa vorranno fare. Non è uscito tutto sommato lontano da questi quattro piloti, sicuramente avrà una grande possibilità di fare un bel undercut, vedremo quanto li guadagnerà e vedremo cosa farà. Beh, io penso che lo marcherà Black Box. Beh, Matthew diciamo che è abbastanza tranquillo, nel senso, se va a montare la gomma tra due giri lui ha il passo per andarlo anche a riprendere Fabio Sommeim, contando anche i 3 secondi di penalità che ha, quindi sì. Certo. Diciamo che è abbastanza tranquillo, vedremo se andrà al prossimo giro o magari vorrà fare solamente 14 giri di gomma soft. Chi secondo me deve rientrare è J-Sport, però vedremo se rientrerà, perché bisogna vedere anche le sequenze. Vedremo, non si sa. Intanto Fabio Sommeim ha subito raggiunto Giovi e questo gli può far perdere un pochettino, perché Giovi ha gomma media, vai box Matthew, sì. passa l'uscita di Stavelot il buon Fabio Sommeim, ai box anche J-Sport, ai box anche Alessio Fiorino, Daniele Play, tutti ai box. Inevitabile. Vediamo Fabio Sommeim quanto ha guadagnato nei confronti di Matthew, che sta uscendo in questo momento. È uscito adesso Matthew, 4,5, 4,4, gli ha recuperato quasi 3 secondi il pilota della Williams. Il problema è che la Matthew c'è con Verstappen in pista libera. Sì. Però attenzione, J-Sport deve ancora arrivare nei confronti di Giovi. 6 secondi e 9, è uscito lontanissimo il pilota della Aston Martin nei confronti di Giovi. Ha dietro il Tia Princeton con questa gomma media e potrebbe essere un aiuto nei confronti di J-Sport, perché potrebbe rallentare almeno nel T2. Tanto Tia Princeton 3 secondi, sono 6 secondi per il Tia Princeton. Dicevo, potrà aiutare sicuramente un pochettino a prendere margine il buon J-Sport. Infatti 1,9 secondi in questo momento nei confronti del Tia Prince, 2 secondi, eccolo qua. E Alessio Fiorino con questa purtroppo uscita si sta anche giocando il terzo posto ai danni del buon Fabio Sommeim. Passa in questo momento Alessio Fiorino nei confronti del Tia Prince, si va a prendere la quinta posizione, 2,3 secondi di distacco da J-Sport, che sta arrivando come un cannibale nei confronti di Giovi. 5,9 secondi il distacco tra lui e il pilota dell'Alfa Tauri, che sta perdendo un'enormità nei confronti dei piloti con gomma soft nuova.
Tra l'altro ti segnalo gli eroici tre moschettieri della Fine, che sono con la loro, con i loro tempi, non me ne vogliono, con i loro tempi stanno facendo una buona gara. Gallians ottavo, non Oliver, e poi abbiamo Chicco che è in undicesima posizione, stanno facendo comunque la loro gara, soprattutto Gallians secondo me sta facendo un'ottima gara. È rientrato Giovi che potrebbe togliere il giro veloce sia a Matthew che a Jay Sport. In questo momento il giro veloce l'ha fatto Fabio Surname in 1.44 e ha tolto in questo momento 5 millesimi dalla sua precedente prestazione. Vediamo se risponderà Matthew. Credo che risponderà perché è già a 3 secondi e 6 al primo settore Matthew. Sì, ti posso dire che nel primo settore già sta spingendo, già sì. Vediamo come passerà alla seconda fotocellula il pilota della Mercedes, 4 secondi nei confronti di Fabio il Surname, che sta transitando adesso, sta arrivando adesso a Stavelot. Vediamo da quanto si ferma il suo tempo, 4 decimi sopra il suo miglior parziale, che attualmente è anche il giro più veloce della gara. J-Sport addirittura toglie 4 decimi invece. Si rischia di andare sotto il 44 con meglio. Toglie 4 decimi anche Daniele Play, che ha nel mirino il Tia Prince con gomma media di usata di 18 giri. Dovrebbe essere preda facile. 44.090 il giro veloce di Matthew. Gli ha preso 6 decimi. Che staccata che ha tirato Daniele Play alla bus stop. Attenzione all'esterno, poi riprende la posizione il Tia Prince, ma esce molto forte qui Daniele Play. Diciamo che questo attacco non gli fa bene. È andato lungo, forse per farlo passare. Forse per, no, farlo, penso che abbia fatto un errore. Lo spero, diciamo. È arrivato lungo. Il Tia Prince forse ha perso i riferimenti in frenata. La strategia di Giovi è quella, diciamo, credo che si è diversificato a livello di top. Ora si trova settimo con Tia, che però si deve fermare, quindi è sesto. A parità di strategia non ha secondo me pagato tanto, nonostante il, come dire, il vantaggio che ha avuto a livello strategico con la safety car. Non so cosa ne pensi. Sì, ha avuto un vantaggio, però è 3 secondi per Alessio Fiorino. E ripalta tutto, perché questo, in questo momento sarebbe adesso in quarta posizione, non prenderebbe neanche la terza posizione di J-Sport. Occhio, questo è un duro colpo per Alessio Fiorino. Sì, tutti ora gli attrisi, tra l'altro, che fino a qualche giro fa era punito. Assolutamente. Dicevo, Giovi era un po' telefonata la sua strategia, perché era partito con gomma soft, ha montato poi gomma media, e quindi era abbastanza telefonata la strategia. Vedremo, c'è J-Sport che pian piano sta recuperando qualcosina. Fabio Surname, è difficile, 9 secondi e 5 in 12 giri, è molto molto difficile per J-Sport. Molto difficile perché là davanti hanno un ritmo veramente molto 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 alto. Lo stesso Fabio comunque paga quei 1-2 decimi, poi dipende dal giro, ma ha un ritmo gara simile a meglio, se non uguale. Assolutamente. Intanto vai box Gallians, sicuramente per montare gomma soft, quindi vediamo se ruberà il giro veloce a Matthew con questa gomma soft fresca di 3 giri. Spingiamo i piloti prime, fatevi sotto. C'è anche Chicco Driver che va in box, l'ultimo che potrebbe montare gomma soft è il Tia Prince per togliere questo punticino bonus a Matthew, anche se in questo momento vorrebbe dire ben poco, perché poi si attenderà i risultati ufficiali. Però tutto sommato ha 4 punti da recuperare nei confronti di J-Sport. Il terzo ne prende 16, il primo 25,
quindi tutto sommato ci sono anche più dei 4 punti in questo momento di distacco tra Matthew e Jay Sport. Era una gara comunque, guarda, senza, vabbè, diciamo, andare già a conclusioni affrettate, ma si sapeva che Matthew qui andava veramente forte. Abbiamo visto anche nella scorsa gara, per chi ci ha seguito, veramente molto forte. È appena entrato al safety car, sembra che ha messo il pulsante power, modalità, non lo so, ha sorpassato 2-3 piloti, ha salutato praticamente tutti, ha salutato. Assolutamente, assolutamente. Il Tia Prince va ai box e potrebbe essere lui. Potrebbe provarci. Potrebbe essere lui a togliere magari il giro veloce di Matthew, che continua a girare a mezzo secondo dal suo giro veloce, che è un tutto dire, perché girare in 44,5 virtuale non è un bel andare. Non è una grande rappresentanza della Pro questa sera, ci scrive il buon Raffaele Lelli, e insomma Fabio Surname è secondo. Giovi purtroppo ha avuto un problemino, perché è partito con gomma soft e quindi ha dovuto diversificare la strategia. Lele Salva in questo momento è ritirato, mancano il buon Michele Mai e anche Marco Gano, purtroppo non hanno potuto partecipare, manca anche il buon Flaminio, che salutiamo. Poi manca anche Ferra, ne mancano parecchi, perché dovevano essere 20 i piloti partecipanti. Purtroppo poi pian piano, magari qualcuno per motivi di lavoro, motivi familiari, eccetera, non ha potuto partecipare. Però tutto sommato sono state sempre delle belle gare, e credo che una delle più belle sia stata sicuramente quella di giovedì scorso a Portimão, quando a un certo punto tutti cercavano di sorpassare tutti. È stata veramente molto molto bella. Se ve la siete persa, andate a recuperare il video su YouTube, Formula Italian Team, ovviamente siamo anche lì. Matthew continua la sua scalata con forse un J-Sport che in questo momento ha 10 secondi e 2 di distacco. Forse un errore per il pilota della Aston Martin, perché sta arrivando anche Alessio Fiorino dietro a 1,9, sì. È interessante nel distacco, si è un po' staccato dopo il pit. 34 giri di 44 previsti, entriamo negli ultimi 10 giri. Attenzione, perché potrebbe essere una bagarre per il podio, almeno nella gara. Occhio anche al Tia, che sta attaccando Kaiser. Forse Kaiser lo prende in questo momento col DRS. Eccolo qua, passa Kaiser Matthew Tia Prince, ha preso il DRS e quindi potrebbe anche puntare direttamente al giro veloce il Tia Prince, grazie all'ala posteriore mobile offertagli dal pilota della errorino di Kaisermatt, che ha tirato tutto sulla sinistra a un certo punto. Con che coraggio vanno ad attaccare. Non so cosa ne pensi, ora mancano ancora 10 giri, ma a me è piaciuta ancora una volta la gara di Daniele, perché lì tra i primi, tra l'altro, già diciamo ci ha fatto già un po' intendere che l'anno prossimo lui potrebbe fare anche il balzo verso il 100, quindi penso che queste gare ci fanno capire che comunque lui, secondo me, a parte il miglioramento mostruoso che ha fatto in questi 2 anni, poi mi sembra davvero anche abbastanza, anche diciamo, già predisposto e solido per fare queste gare. Vorrei fare un commento egoistico. Vai. Ma non lo faccio, perché sono un signore, quindi lo evito. E ricordiamo quante vittorie ha finito lui e quante vittorie ha finito sottoscritto nell'anno di Premier League. Quindi, se vogliamo, si è svegliato quando ha detto cavolo, se ne vince 4 anche lui, io sono da master a questo punto. Forse è quello il click psicologico che è avvenuto nella sua vita. È confronto diretto. Ha detto, vabbè, ne ha vinte 4 anche lui, boh,
a questo punto posso arrivare a vincere. Master, voglio le mazzate in master tra lunghe. No, beh, ti ha preso neanche 3 secondi. Diciamo che sarebbe il coronamento della previsione del signor Hiroshi, che lo ha paragonato a Nico Fiore. Sì, un po' lo ricorda come tipo di... Quindi potremmo... A te invece, a chi ti hanno paragonato invece? A me? A me a Fitmark. Secondo me sei unico tu, non ti devono paragonare a nessuno. Sono una persona a Fitmark che galleggia. Non andiamo verso il trash, però paragonarti a Mark. Non lo so se sia problema. Mi hanno paragonato. Non è che la carriera di Mark sia proprio stata proprio una meraviglia. Ma forse per il video che fece come trottolino Mark, chi ci sta seguendo, andate assolutamente a ripescarvelo. Mamma mia, andate. Perché trottolino è un di... Spa, sempre qui a Spa, tra l'altro. Sempre qui a Spa con gli SF1, se non mi sbaglio. Sì, SF1 con FTR, con gli spagnoli, a Blanchimon in uscita, in discesa, modalità trottolino amoroso, con una serie di piroette infinite, andate a vederla. Stiamo parlando chiaramente di molti anni fa. Sì, Formula 1 2012, se non mi sbaglio. Benny, non è che ce lo puoi tirar fuori dal cilindro, per caso? Non è semplice da trovare. Non è facile. Magari sì, la trovo. Rottolino Mark, forse su YouTube. Rottolino Mark, sì, una cosa del genere. Intanto giovi altri 3 secondi. Perché è un reperto del fit che deve assolutamente essere mostrato più storia, volte. Almeno una volta assolutamente, l'anno. Come dice la morte di Ricky in Brasile. Sono pezzi proprio... E tutto questo come riaffiora nella memoria di tutti noi. Perché riaffiora? Perché abbiamo un repertorio storico che veramente altro i capelli piani, qua c'è i capelli. No, e dicevo, riaffiora grazie anche al Blu-ray, il Blu-ray dell'anno scorso. Fit Late Night Show, come si chiama? Quella roba lì, quest'anno purtroppo non lei, voi non lo so, ma io ce li tutti e me li tengo stretti. Assolutamente. Quest'anno purtroppo questa satira goliardica, un po' dalla Striscia alla Notizia, montata dalle sapienti mani del buon Raffaele Lelli, quest'anno purtroppo non c'è stata per problemi di spazio, perché c'era tanto contenuto serio quest'anno e quindi non c'è potuto essere, ma è stato veramente molto molto bello. Intanto ritorniamo un po' in pista, nel mentre che abbiamo messo alla ricerca il buon Bendy di questo reperto storico. L'ho trovato. L'ha trovato? Ma andiamo subito con le immagini, forza. Un attimo che lo devo convalidare su OBS. Molto bene, quindi facciamo un breve recap con Matthew in prima posizione, davanti 5 secondi e 4, aia, Daniele Play, altri 3 secondi di penalità per il pilota della Ferrari, e attenzione perché non so come sono messi, ma credo che Daniele Play abbia 3 secondi in più nei confronti di Giovi a questo punto di penalità, credo di sì, perché sono a 9 secondi di penalità per Daniele Play e 3 invece per Giovi. No, per Daniele, sì. Eccolo qua. Bene, andiamo avanti su questo repertorio famosissimo. Andiamo, prego. Lasciamo anche l'audio originale. Sì, dove... sì. Ah no, non possiamo per il copyright. C'è la canzone di Trottolino Amoroso, quindi strikerà nel video per copyright. Che... ma senza musica di sottofondo. Andiamo. Perde un po', però l'impatto visivo si vede già dalla povera vettura distrutta, come se non ci fosse un domani di Mark. Mercedes 2012 di Rosberg, diciamo che a breve che... verrà praticamente... Eccolo qua il Blanchimont, vediamo
il perché è diventato. Eccolo qui, eccolo. Iniziamo. Guardate che piroetta, guardate, guardate. Guardate. Gli spina 360. Ecco, ecco qua. Ritorno in pista centrato. E se vivo di prima. Si può andare a notare anche un'altra volta, ecco. La grafica di una volta, cioè. Cioè, cioè questa attuale non è paragonabile, diciamo. No, assolutamente. Si parlava qua a PlayStation 3, quindi altri tempi. PlayStation 3, si vede che la grafica è veramente. Non solo la grafica, con i vecchi metodi. Che poi non è che parliamo di 100 anni fa, parliamo di 10 anni fa più o meno. Quanto? Fa, guardate che grafica, guardate il menù celestino, ancora indimenticabile. Con il metodo questa di registrazione esterno, guardate. Col telefono era quel video. Col telefono. Si vedeva anche, diciamo, lo schermato esterno, si vede un po'. Non c'era lo share all'epoca, quindi. Eccezionale, sì. Eccezionale, un qualcosa di bellissimo. Per staccare un attimo, 39 giri di 44 previsti con Matthew che viaggia verso la vittoria numero 2 nelle finals, andrebbe a pareggiare i conti con J-Sport, che anche lui è a due vittorie, aveva fatto bottino pieno in quel di Portimao. Diciamo che Matthew ha avuto la fortuna anche di avere un buon passo in qualifica, perché ricordiamo che le qualifiche assegnavano dei punti, 3 alla pole position, 2 al secondo classificato e 1 al terzo, quindi anche questi punti si sono poi rivelati utili per andare, per, diciamo, arrivare qui sì sotto di 4 punti, però tutto sommato per andare a calmierare quello che sembrava un dominio eccezionale di J-Sport. È anche vero che adesso il gruppo è un po' sgranato, quindi non ci sono tutto sommato occasioni di sorpasso. Forse Alessio Fiorino sta arrivando nei confronti di J-Sport, un secondo e 9 il pilota della McLaren, che in questo momento stanno transitando tutti e due nel secondo settore, e quindi vediamo se loro ci potranno regalare un finale di gara frizzantino. Non mi ricordo cosa volevo dire. Ah sì, se per caso vi chiedete perché è diventato così severo il regolamento delle penalità, delle dispute e dei tagli, questo credo che sia quello che vi abbiamo fatto vedere, credo che sia stato la causa principale, ecco. Senza fare nomi si è sfogato poi con bravo, si è sfogato, ha detto basta, prendo il casco, non ne parliamo più, facciamo altre cose, diciamo, e meniamo. Esatto, veniamo con la penna, però veniamo. Molto bene, 40 dei giri effettuati, 44 previsti, stiamo avviandoci al termine di questa stagione su Formula 1 2021. È stato veramente, veramente una bella annata, non lunga come quella dell'anno scorso con 88 gare, no? Sì, 88 gare effettuate. Quest'anno sono state 8 di meno perché non il calendario era 20 circuiti. Vediamo l'anno scorso, l'anno prossimo Miami, e nel 2023 Las Vegas. Ci trasferiamo, vediamo, direttamente negli Stati Uniti e vediamo la grande Codemasters cosa fa, citando qualcuno. Cosa può fare? No, vabbè, adesso diciamo che la Codemaster si prenderà un po' meno di responsabilità, perché come sappiamo EA ormai è lei che comanda. Sicuramente ci sarà la Sprint Race, quindi vedremo se per caso entrerà anche nel format dei nostri campionati futuri. Sarà interessante scoprire subito come sarà il gioco, dato che manca quasi un mese e mezzo all'uscita, quindi sarà molto molto bello e molto emozionante scoprire come si guideranno queste macchine, e vedremo se, diciamo, lo scossone che c'è stato
nel campionato reale, ci sarà anche magari nei nostri campionati con magari qualche ritorno. È sicuro, perché sì, sono macchine che vanno guidate in una maniera molto molto diversa. Chi non ama il sottosterzo purtroppo verrà penalizzato, perché sottosterzo ce ne sarà anche parecchio. Vedremo se quest'anno, speriamo, abbiano raccolto bene i dati che gli vengono forniti direttamente dalle Marche, dai costruttori che gareggiano nel mondiale reale. Sarà tutto da scoprire. Allora, visto che siamo ormai alla fine, mancano tre giri. Diciamo che con questa classifica in giro veloce mi sembra che in questo momento ce l'abbia Matthew. Se non ricordo male, dovrebbe essere di Matthew. Quindi a questo punto Matthew praticamente andrebbe a prendere 25 punti al primo posto più un punto, salirebbe a quota 96 se fossero questi i risultati. Con invece G-Sport che da 74 con 16 punti andrebbe a 90, quindi si ribalterebbe la classifica, mentre per il terzo posto Fabio Surname aggiungerebbe, diciamo, 20 punti ai 35, quindi praticamente si porterebbe al terzo posto delle finals, e quindi con Matthew primo, G-Sport secondo e Fabio Surname terzo. Assolutamente, un gran peccato per Daniele Play, che era partito molto molto bene all'inizio stint, ma è incredibile questa grafica, con il 38% di usura gomme per Matthew, mentre Fabio Surname è al 40%, quindi col passo che ha Matthew riesce anche a gestire le gomme. Questo forse denota il fatto che magari, se fosse arrivato di sport, qualche decimino se l'era tenuto ancora in saccoccia il portacolori della Mercedes, che sta passando in questo momento verso Stavelot. Eccolo qui, si lancia verso Blanchimont, 6 secondi e 3, una vita da gestire anche adesso che lo spauracchio safety car potrebbe rivelarsi nullo, perché siamo al 42esimo dei 44 giri previsti, e quindi solo una foratura per Matthew potrebbe far cambiare un po' il tutto. Ecco, è stato difficile. Assolutamente. Che chiaramente non auguriamo. Vabbè, quello poco ma sicuro. L'abbiamo visto anche fare veramente pochi errori quest'anno. Aia, Kiko Driver, che fino a questo momento non aveva preso secondi di penalità, prende 3 secondi anche lui. Gli unici rimasti senza penalità sono River Marathon in decima posizione, Kaisermatt in ottava e anche Matthew ovviamente in prima posizione, con il Tia Prince forse che perderà la posizione nei confronti di Kaisermatt, quindi si invertiranno loro due. E poi Giovi in sesta a 3 secondi e 4 da Daniele Play. Daniele Play che è arrivato a 11 secondi e 3 nei confronti di Alessio Fiorino. Alessio Fiorino non è riuscito ad attaccare a sua volta Giri Sport. E poi i due là davanti, con Matthew che sta percorrendo il penultimo giro di queste finals. Un incredibile anno per Matthew, arrivato dalla vittoria della Master League, e una Master League che all'inizio era partita con veramente tanti tanti interpreti. Intanto Alessio Fiorino prende altri 3 secondi di penalità, questo diciamo lo esclude un po' dalla lotta per il terzo posto in pista. Dicevo, Matthew annata partita in pompa magna per la Master, con tantissimi piloti illustri, come appunto poi il vincitore di questo campionato proprio Matthew, J-Sport, Luca D'Amico, Miche, Re e chi più ne ha più ne metta. Avevamo visto nelle prime 4 gare un interscambiarsi di posizioni tra
Luca D'Amico, J Sport e Matthew. C'erano solamente questi tre piloti a giocarsi le prime tre posizioni. Poi è arrivato Re, il primo ritiro di Miche. Poi è arrivato Re e è riuscito a rimettersi un pochettino in carreggiata. Poi c'è stato la seconda parte di stagione con il duello tra J Sport e Matthew, che ha iniziato l'ultimo giro, sfreccia per l'ultima volta sul Kermel e vuole andarsi a prendere dopo il Driver of the Year dell'anno scorso e il campionato Master di quest'anno. Il costruttori l'ha vinto anche lui con il buon Luca Flaminio e quest'anno vuole prendersi anche questi 100 euro di buono messi in palio da Piramidia Gaming, qua in versione taglia erba addirittura, perché va a prendere cioè rimane solamente in due con due ruote in pista, perché ha visto un po' l'erbetta là un po' alta, ha detto lascia che faccio un po' l'ultimo giro, lascia che gli faccio un po', lascio le ruote della mia Mercedes. In questo momento Stavelot, visto com'è la prossima vettura, lascia che gli ricordo almeno qual è questa qua, che quattro volte assolutamente. E quindi Matthew percorre il Blanchimont, va verso la bus stop, vede sempre più vicino, ha vinto tutto quello che poteva vincere e almeno aspettando i risultati ufficiali, ma cambierà ben poco. Matthew va a vincere le Finals 2022, vince la sua seconda gara in questo breve torneino. Seconda posizione per Fabio Sorneme, che quindi va a prendersi la terza posizione in classifica generale. Terzo, un mesto J Sport che ha provato fino all'ultimo a tenere testa al pilota della Mercedes. Quarto, Alessio Fiorino, che viene sconfitto da Fabio Surname. Daniele Play, speriamo sia all'inizio di una brillante carriera l'anno prossimo in 100%. Giovi passa in sesta posizione, che poi diventa quinta per le penalità di Daniele Play. Il Tia Prince è adesso alla bus stop, che è forse un errore di Kaiser, perché gli è arrivato a 6 secondi e 6, passa in settima posizione. Vediamo se Kaisermat in questo momento ne avrà per passare il Tia Prince. Sì, settima posizione per Kaisermat, ottavo il Tia Prince. Arriveranno poi adesso purtroppo mestamente gli ultimi tre piloti, i tre moschettieri della Prime, i tre moschettieri, sì, il meraviglioso trio. Eccolo qua Gallians alla bus stop, quindi non la posizione per lui. Decimo arriverà River Marathon, undicesimo Kiko Driver, che è rimasto un pochettino fuori dalla lotta. Se i primi due avevano monopolizzato la prima fila, lui era partito ultimo purtroppo. E quindi Matthew vince anche questa. Andre, una considerazione per l'ultimo aspettavo. Diciamo che all'inizio mi sorprendeva molto il fatto che lui fosse nel gruppo e non riusciva a guadagnare. In realtà penso che fosse anche una strategia, perché si è messo a spingere molto, soprattutto dopo l'entrata alle safety car. All'uscita ha sbaragliato praticamente gli avversari, perché ha sorpassato Giovi, ma come l'ha sorpassato, e il gap che ha lasciato agli altri piloti, che invece sono rimasti un po', diciamo, nel gruppo. L'unico che ha provato, per così dire, a contrastarlo sia nel passo gara che tutto sommato anche nel tentativo di stare vicino è stato Fabio Surname, che aveva già dimostrato in gara 1 di essere il pilota probabilmente più competitivo dopo Matthew. Per il resto complimenti ai primi tre, complimenti a Matthew, complimenti a J-Sport, complimenti a Fabio, per comunque voglio dire sempre comunque un premio che uno va a riscuotere, quindi sempre una cosa positiva, ecco. Assolutamente, intanto che aspettiamo magari i piloti, sì, che arriveranno qua per le interviste, una breve pausa anche per noi, mini spot, Bendy. Ok, mini spot, a tra poco. We'll be right back.
Ed eccoci qua per l'ultima intervista di quest'anno. I volti sono sempre i soliti noti, l'appartamento è sempre il solito, quindi tutto sommato, non ci sono buone nuove da questo punto di vista. Partiamo con le interviste. L'hai finita di vincere, perché le hai vinte tutte, caro Mattia De Campo in Arte Matthew. Hai vinto il Driver of the Year l'anno scorso, quest'anno hai fatto incetta di campionati Master, Piloti e Costruttori, e di nuovo un testa a testa con J-Sport per le Finals, un 2-2 sulla carta e in via di vittorie. Forse le qualifiche hanno fatto un pochettino da ago della bilancia per farti prendere quei 6 punti in più. Sei il primo vincitore del buono da 100 euro di Piramidia Gaming. Se ci puoi dire innanzitutto com'è andata la gara, cosa ti aspettavi e poi come lo utilizzerai, perché siamo curiosi, cosa farai con questo buono? Non lo so, spenderò un po' quando non so cosa fare, come faccio su Amazon. E comunque, a parte questo, per la gara diciamo che è andata abbastanza bene, avevo un po' paura all'inizio, perché sapevo comunque che qua a Spa mi trovo abbastanza bene quest'anno e sapevo di averne un po' più degli altri e stavo solo cercando di non spaccare le ali. Ho rischiato un po' in partenza che sono andato su quel disosore e pensavo di rompere il fondo, ma fortunatamente il gioco mi ha graziato. E poi quando ho avuto strade libera comunque ho fatto il mio passo, e quindi grazie comunque anche a Giovi che ha tenuto dietro Fabio, lì è stato abbastanza importante perché è andato fuori dal DRS, quindi lì ho potuto fare la mia gara. Quindi è andata molto bene, sono contento di queste due gare, ho fatto quello che potevo fare, ho fatto il massimo. Non sono contentissimo per Portimao, però vabbè, alla fine comunque ho fatto secondo in tutte e due le gare, quindi è andata bene, anche lì poteva andare molto peggio. E niente, complimenti a Jacopo che come sempre è fortissimo e complimenti anche a Fabio perché secondo me comunque il Master quest'anno se avesse potuto correre ne avrebbe vinta anche qualcuna, secondo Che dire, che me. Boom. Ecco. quale migliore complimento dal campione della Master, quindi molto bene. Vabbè, come lo spenderai? Storie, una taggatina su Instagram, Formula Italiana Team, ho comprato questo, siamo curiosi, e Ci proverò, quindi se per mi ricorderò. cortesia, no, come se mi Magari tipo ricordo. alle 2 di notte prima di andare a dormire. Esatto, tanto lo sai chi è che gestisce le cose dietro, è un tuo carissimo compagno di squadra, quindi se vuoi fargli qualche burla E sai allora lo com'è. spam un po' quando comprerò. Se vuoi fargli qualche burla sai com'è. G-Sport, ti vedo affranto, stai con la testa bassa, comunque invece che 100 su 50, ecco. No, stavo leggendo i messaggi più che altro. Stavo aspettando. Che poi in teoria era Fabio secondo, quindi pensavo che stavi facendo lui. Ero tutto in attesa. No, io in realtà stavo facendo una prima considerazione, ti vedevo così. No, 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 stavo leggendo, c'avevo il telefono qua sotto e stavo leggendo un Presto po' perché di cose. perso un No, po'. oggi è stata movimentata la serata. Vi stavate scrivendo voi due, mi mandavate gli insulti. No, No, ci siamo no, insultati da soli nel party. esatto, Ah. Molto bene, come molto bene. sempre. Fabio, togli pure il silenziatore, andiamo con te. E, diciamo, hai spezzato l'egemonia della Master nelle prime tre posizioni della classifica, quindi un po' di Pro League sale anche al terzo gradino del podio. Diciamo che non era partita abbastanza bene a Portimao, poi pian piano sul circuito dell'Ardennes, diciamo, ti sei trovato un pochettino più a tuo agio. Forse per come dice Matthew, quell'attacco diciamo a Giovi, forse tardato un pochettino di un giro, ha permesso di dargli là, perché tutto sommato il passo non era tanto diverso da Matthew. E allora, tutto sommato, queste quattro gare, diciamo che mi aspettavo un po' il contrario di com'è andata, cioè io mi sentivo molto meglio a Portimao di questa pista dove in generale comunque non mi trovo proprio a mio agio perché comunque insomma non è fatta benissimo e c'è qualche problema di assetto. E poi a Portimao è successo quello che è successo, ho piovuto tutte e quattro le sessioni, quindi lì poi era anche un po' questione di fortuna. Qui invece non, appunto, come dicevo, non mi trovo benissimo, però
E con la gialla mi sono sempre sentito bene e soprattutto i primi giri comunque avevo un buon passo perché comunque una volta che ci siamo, abbiamo superato i 3 o 4 che facevano il trenino davanti e abbiamo avuto un po' di strada libera, sì, se fosse andato avanti così io e Mattia forse ci saremmo un po' scambiati le posizioni col DRS. E dopo chiaramente quando era questione del cambio gomma sicuramente sarebbe andato via come ha fatto poi con Giovi perché vabbè sì, Giovi era in mezzo, ha avuto un giro in più di pista libera però comunque una volta fuori dal DRS sapevo che non ne avevo più. Alla fine facendo due conti ma anche guardavo il delta ogni curva per vedere se riuscivo a rosicchiare qualcosina, si tratta di 2 decimi, 2 decimi e mezzo al giro. Un po' mi dispiace perché forse con quel DRS potevo fare un'altra gara, stare aggrappato. Però quando non ce n'è, non ce n'è, va troppo forte. E ormai i complimenti direi che sono anche superflui. E mi sono guardato un po' anche dove va meglio dalla gara di lunedì. Ho provato a seguire qualche trucchetto, però non è abbastanza. Bisogna fare qualcosina di più. È un invito a svelarci i tuoi segreti, Matthew, quello che dice Fare Fabio. l'ERS fino allo zero e poi si vola. Quello Ah, così, è lo si trucco. scarica l'MGUH Come dal e così. 2018 da questa parte. Boh, e allora non ho capito niente perché io Anche arrivavo a io, metà gara con allora no, io faccio il contrario, quindi 75% a di ERS posto. e gli altri ce l'hanno scarico e invece no. Vabbè. Io ci ho messo 2 anni a capirlo perché nel 2018-2019 lo tenevo sempre al 100% e infatti la prendevo sempre lì dietro. Poi alla fine 2020 ho iniziato a usarlo e ho migliorato anche abbastanza. Quindi Oh, l'ERS è un peccato che più lo questo usi, più vai forte. suggerimento sia Irrealistico, arrivato però. adesso, che poi ci sarà il cambio drastico di Esatto, regolamento. l'anno prossimo sarà Sì, il ma tanto l'ERS contrario. sarà così. Sì. Molto bene, perfetto. Jay, io prima ho detto che la differenza le hanno fatte anche un po' le qualifiche, però se non mi sbaglio eravate 1-1 per la qualifica a Portimão e 1 qua. E lui l'ha fatta qui. Quindi a questo punto quello che è cambiato è il terzo posto in più. È il terzo posto in più di questa gara. E forse il momento che ha deciso un pochettino la gara è stato l'attacco di Matthew quando eravate ancora nel trenino. No, sinceramente non è stato quello il momento determinante. È stata una gara difficile perché avevo sottosterzo che non capivo da dove derivasse. Non riuscivo a girare, tant'è che ho preso 3 secondi anche abbastanza rapidi, cosa che non mi succede quasi mai così frequentemente, proprio il segno che la macchina non girava come volevo. Differenza, cioè, poi dopo per il resto la gara è stata molto movimentata. Fiorino ha fatto una roba all'ingresso di Lecombe che quasi mi ci giocavo la macchina, che non ho idea di come diavolo sono riuscito a evitare tutto il patatrack. Per il resto il terzo posto era il massimo che potevo ambire, ma già da lunedì, perché se non ci fosse stata safety car ero terzo. Facevo fatica su questa pista, lo sapevo. E la differenza con Mattia è molto semplice. Mattia, quando non ha una pista che va genio, comunque fa secondo. Io che non faccio ancora. Io che non ho una pista genio, difficilmente riesco a essere così competitivo da potermela comunque giocare. Questa è stata la differenza di tutto il campionato, è stata la differenza pure qua. La cosa molto positiva è stata che comunque ho fatto tutti i podi, quindi sono molto contento di ciò. E soprattutto sono contento perché alla fine. Cioè, siamo sempre giocati all'ultimo. È tutto l'anno che comunque arrivo lì, provo a dar fastidio, che era la cosa che contava. E che per essere l'ultima gara col pad sono molto contento. Alla fine l'obiettivo di arrivare al podio c'era. E quindi bene così. Adesso un po' di pausa, credo anche meritata. E poi soprattutto nuovo capitolo, nuovo in tutti i sensi per me. Vediamo un po' cosa succede. Un po' di pausa, un po' di pausa, un mese e mezzo.
Sostanzialmente, non era mai capitato che un gioco uscisse il 28 di giugno, ovviamente per chi fa il preordine, quindi se no il 1 luglio. Domanda un po' per tutti, dato che siamo alla fine di questa era, cosa c'è da aspettarsi nel gioco nuovo, Mattia? Ah, c'è qualcosa da aspettarsi? Ho visto che l'unica cosa nuova che hanno messo è stato un po' il pistol manuale, che vabbè, chiamarlo manuale un po' Eufemismo. fa abbastanza ridere. No, beh, penso che io non sono molto ottimista, ormai è dal 2020 che si ripete lo stesso gioco, ma con le macchine diverse, quindi non mi aspetto molto, onestamente. Non ti aspetti motore grafico nuovo o altre cose, tipo EA. Beh, EA Ma però è la da tanto che metterà. rischieremo di andare in lobby, secondo me. Ah, molto Quindi, bene. Partiamo con. Meno male che sei ottimista. vabbè, Cioè, sei considerando ottimista. questo gioco già che su computer dà tantissimi problemi, non oso immaginare l'anno prossimo. Beh, io te l'ho detto l'altra volta ad Abu Dhabi, se dà problemi su PC, perché ti sposti? È questo il Beh, no, su problema. PC ci sono tantissimi altri giochi comunque, da molto più Vabbè, realistici. ma non è vero, non è vero, No, è realisticissimo, Formula 1, perché come diciamo ci sono le imprecazioni nella Formula 1 reale qua. Diciamo che non è che non le tiriamo, ecco. Quindi, quindi il realistico è realistico, le sensazioni sono realistiche. Se sul PC dà problemi, cioè, perché sul PC spostarlo? c'è stato tipo un mese che ha dato problemi di desync, praticamente c'erano 10 macchine ogni gara, erano una sopra l'altra, ha Tipo fatto inizio abbastanza ridere. 2020. Esatto. Tipo Infatti inizio c'è stato lo 2020 stop che in tutti i campionati, mi ricordo. non si capiva chi era primo, terzo, settimo, ottavo, cioè non si capiva niente. Quindi sostanzialmente cose già viste da quelli con le master. Vabbè, tu sei ottimista, speriamo di entrare in lobby. Spero che le piste inizino a usare solo la Serascan, che nel 2022 magari potrebbero anche iniziare. Però vedremo. Lasciamo stare, Fabio. Ma io sono sulla sua linea, soprattutto con quanto ho visto in questi giorni, insomma, sono cominciati a uscire video di qua e di là e sono un po' preoccupato. In particolare mi è capitato ieri sera di guardare un video della transizione sole-pioggia e sembra che la pioggia sia invisibile e non te ne accorgi quando comincia a piovere, quindi già quello mi fa pensare a tante cose. Poi comunque tutte quelle mezze idee, pit stop manuale, posizionamento manuale, così sono un po', insomma, un po' ridicole e dovrebbero concentrarsi. Io dico che la prima cosa su cui concentrarsi sarebbero le piste che sono indecenti, e Spa è una di queste, per come è fatta. Però vedo che vanno da tutt'altra parte, vanno verso gli oggettini, i colorini nuovi per le macchinine, quindi non lo so. Io mi aspetto comunque un gioco fotocopia, quello di quest'anno, con solo un po' magari la macchina che si comporta in modo diverso a causa del peso, insomma, la macchina leggermente è completamente diversa, però vedo già anche il comportamento in frenata che praticamente è uguale perché si stacca alla stessa distanza. Mi aspetto poche cose belle, nuove e magari qualche scoppiazzatura qua e là. Beh, partiamo con i migliori propositi. A Sempre se posto. lo mettono il proposing, perché sennò sai quei bug della gente che inizia a Ma no, ma quello. saltellare. Allora, perché adesso fanno le postazioni nuove? Lo siete chiesti? Fanno le postazioni nuove con le molle idrauliche, ok? Perché J-Sport passa dal pad al volante, secondo te, per sentire l'effetto porpoising? Chiaramente, vedremo che si inquadrerà nelle prime gare Il tappeto su elastico. dritto, a un certo punto tutti quanti a far così, come il DAS l'anno scorso per Drago gli ha evitato, la stessa identica cosa, che gli veniva indietro il volante. Noi faremo tutti così. Ce lo chiederà il FIT? Probabilmente sì, Andrea purtroppo se n'è andato, però per fare, ecco, prima hai detto non c'è simulazione, possiamo mettercela noi la simulazione tranquillamente, quindi con poco anche.
Jay, invece, tu per chiudere, cupola e spettrale come loro due? Oppure... No, io attendista. Aspettiamo, perché comunque i video anche degli altri anni non avevano mai dato grandi indicazioni alla fine. Diciamo che per quanto sembra da fuori, sembra diciamo un 2021 ovviamente aggiornato con le nuove livree e tutto. Sembra questo grosso cambiamento. Qualche video dice che comunque qualcosa si sente nella vettura, soprattutto a bassa velocità, vediamo un po'. Per me poi il bello è che sarà talmente tutto nuovo che io sicuramente non mi accorgerò della differenza, perché passo completamente da pada a volante, quindi onestamente non ho idea. Diciamo che già dopo quest'ultima gara cominciamo anche a simulare un po' la realtà, tipo abbiamo visto il giro di ricognizione alla Lewis Hamilton, uno dei più lenti della storia. Quindi diciamo che si sta passando verso la realtà. A parte gli scherzi, credo che comunque bisogna anche notare che tanto il gioco viene passato a EA. EA solitamente fa queste cose, che aggiunge magari qualche macchinina nuova colorata, qualche guanto colorato, qualcosa un po' stile EA, per accaparrarsi sicuramente più gente anche che non è proprio della Formula 1. Quindi anche le introduzioni nuove come la griglia, come il pit stop, lo vedo un po' solo per far vedere alle persone che non c'entrano molto con la Formula 1 che sia comunque un gioco adatto per tutti. Onestamente non ho idea di cosa aspettarmi. Io penso solamente a iniziare il mio nuovo capitolo. Se il gioco farà schifo io non mi accorgerò, se il gioco sarà buono meglio ancora. Però credo che comunque alla fine ci divertiremo tutti quanti come sempre. Alla fine della fiera siamo passati anche per giochi tipo 2014, 2011, 2015, 2019, 20, anzi 20 era pure carino, 18 che non erano chissà che. Alla fine Codemaster ha sempre fatto questi giochi qua, ormai è 10 anni che pubblica i giochi, quindi un po' più o meno siamo tutti al corrente di come sarà, quindi aspettiamo e vediamo. Io per dire, il 2020 l'ho trovato uno dei pochi giochi coerenti con tutto quanto, perché c'erano praticamente quasi tutti che avevano preso le misure, poi chi più chi meno. Quest'anno un disastro enorme tra fondi che si distruggevano dopo 2 secondi, un disastro enorme. Vabbè, speriamo che sia più carino, dai. Di solito i primi video c'è sempre da prenderli con le pinze, perché bene o male, ecco, l'unica cosa è che quando c'è stato un cambio regolamentare, io me lo ricordo bene, 2014, uno scempio clamoroso, cambio regolamentare, siamo al 2022, speriamo che non sia come il 2014, perché sennò altrimenti facciamo come Mauro Gold, che doveva usare uno step di gomma più dura, perché sennò era troppo più forte col pad rispetto a tutti quelli col volante. Speriamo. Quindi speriamo che non succeda una roba del genere. Beh, lo speriamo tutti quanti. È vero che tutte le volte che finisce un gioco si vedono i primi video, ah, ma è la copia del gioco del 2020, e invece poi non era la copia del 2020, perché lo stile di guida era totalmente diverso, con ali 11, 9, 7, 9, 14. Invece mi ricordo io l'anno scorso a Baku 3-5 di ali e la macchina girava da Dio. Invece quest'anno, se non avevi 11-7, ma alla fine neanche morto la macchina. Alla fine cambiava solamente le ali, perché poi dal mio punto di vista il gioco è stato molto simile al 2021. L'unica cosa differente che magari a molte ha cominciato un po' a storcere il naso era il fatto che nel 2020 tu aprivi gas, comunque la macchina stava lì, nel 2021 tu aprivi gas e la macchina ti partiva. Però per il resto non... molto simili i due giochi. Sinceramente, se fanno simile anche 2022 è un po' un peccato, perché comunque le differenze tecniche anche di vetture comunque ci sono, però io credo che saranno, come diceva anche Fabio, molto simili al 21, anche perché c'è stato poco tempo e credo che aggiorneranno man mano nei prossimi mesi, quindi credo che si va molto simili, insomma. Almeno una cosa è sicura,
se vanno simili al 21 saremo vicini, un po' come nella realtà non si soffre tanto, è l'unica cosa diciamo realistica che ci dovrebbe essere, perché 2021 se dobbiamo compararlo alla realtà non è possibile che sette piloti stanno in tre decimi e non soffrono. Speriamo che almeno quello non cambia. Speriamo. Vedo perplesso Matthew che abbraccia il volante, quindi è ora di Cambierò andare in prima o poi. chiusura. Ragazzi, vi ringrazio, quindi complimenti Matthew, ennesimo trofeo che ti porti a casa. Bravo, complimenti. Grazie. Bravo. Bravo anche a Fabio, gran seconda posizione, terzo posto quindi nella classifica generale. Bravo Fabio. Grazie anche a Jay, complimenti per la tua terza posizione, seconda in classifica generale. Vedremo l'anno prossimo cosa succederà. Quindi grazie, andate pure da Andre che vi Che ci aspetta di là. aspetta? Ciao ragazzi, io Ciao ciao. ringrazio Bendy che diciamo l'abbiamo iniziato con la Master quest'anno e l'abbiamo finito qui questa sera con le Finals, quindi grazie Ale. Grazie a voi, grazie a tutti, buonanotte. Grazie quindi a tutti quanti, come detto, FIT non si ferma qui perché FIT comunque andrà avanti con GT Sport, la Summer League e chi più ne ha più ne metta, Rocket League magari si farà qualcosa, vedremo un po' il tutto. Quindi per non perdere diciamo niente, andate sui nostri social, Instagram, Formula Italian Team, su Telegram c'è il canale Telegram. Formula Italian Team Official Channel, www.formulaitaliateam.com, il forum per le iscrizioni, se volete partecipare ai nostri campionati vi piacciono, eccetera, eccetera. Andate lì, vi iscrivete e poi correte alla prima occasione utile. Io vi ringrazio, è stato un lungo viaggio, l'abbiamo concluso bene o male come è iniziato, ovvero su Twitch. Siamo stati sicuramente molto molto bravi tutti. C'è da fare un ringraziamento speciale a tutti quanti, commentatori, streamer, direttori di gara, dietro le quinte non vedete tutta l'organizzazione che c'è, ma quello che potete vedere è il finale del lavoro che si fa ogni settimana. Quindi io vi ringrazio, da DR Long 2110 è tutto, ci rivediamo l'anno prossimo su Formula 1, ma attenzione, GT7 sta arrivando. Ciao ragazzi, buonanotte.